Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportor.tv/mondocrociera, ora anche con la nostra applicazione su Smart TV, telefonino e personal computer. In questa puntata facciamo una bellissima crociera a bordo di MSC Crociere. Ci aspetta quindi una bellissima puntata. Navigate con noi! MSC Crociere è una compagnia familiare che ha da generazioni la passione per il mare. La scorsa stagione 7.784 agenzie di viaggio hanno prenotato una crociera MSC. Voi ogni anno istituite questo premio All Star of the Sea che riconosce all'agenzia di viaggio un premio importante. Verissimo, siamo alla 14ª edizione, vorremmo premiarle tutte le agenzie di viaggio italiane ma non possiamo, e le stelle più brillanti del nostro mare vengono premiate in questa manifestazione. E ho qua con me uno dei premiati di questa sera, Fersina Viaggi, premiato nella categoria agenzie online Fersina Viaggi, a cui cedo la parola per un saluto. Che dire, grazie a tutti, siamo veramente felici di essere qua. Siamo orgogliosi di vendere questo prodotto, soprattutto per MSC Crociere, che ha un programma di estendere appunto la flotta nei prossimi anni in una maniera veramente considerevole e che genererà un grande mercato, diciamo, per tutte le agenzie di viaggio. Uno dei nomi importanti del mondo delle crociere è il comandante Giuliano Bossi, una figura storica nel mondo delle crociere, comandante 18 giri del mondo, ora ambasciatore per MSC nel mondo delle crociere, un incarico che le fa onore. Sono soddisfatto della mia carriera, io ho amato il mare, come dico sempre da quando avevo 6 anni, ho letto sul mio silabario: è meglio vedere una sola volta che ascoltare 100 volte, e questo è stato il mio viatico per tutta la vita e ancora adesso, che fra qualche giorno sarò a Cartagena, che è forse l'unica città che non ho visto del Mediterraneo. Mi sono emozionato e non riesco a dormire. Ecco, MSC è autore di uno dei migliori sviluppi nel mondo del crociere, veramente un successo planetario. È un successo planetario, un successo di coraggio. Io dico sempre che una delle doti principali, delle virtù del nostro armatore è il coraggio. È una persona che investe in questo momento navi su navi, ma però lui la più bella cosa è che ha creato una famiglia. Io la chiamo MSFF, Mediterranean Shipping Famiglia Felice, perché siamo tutti una famiglia e tutti collaboriamo tutti assieme. Lei è famoso per i suoi aneddoti. Se parlate di viaggi, quello che mi ha dato più soddisfazione è quando sono andato in Antartide con 400 passeggeri, siamo sbarcati in mezzo ai pinguini. MSC
MSC Crociere quest'anno ci porta in Groenlandia e noi siamo andati a scoprire in anteprima le bellezze di questa isola misteriosa. Fu con tutta probabilità Erik il Rosso, il famoso navigatore vichingo, a dare il nome un po' ottimista di Terra Verde a questa gigantesca isola, il cui territorio è in realtà in gran parte ricoperto da tundra e dal permafrost. A Erik il Rosso si attribuisce la scoperta ufficiale di questa enorme isola circa 1000 anni fa, quando i primi europei, coloni islandesi, credettero alle promesse di questo capo normanno e lo seguirono, iniziando a stabilirsi sulle coste sud-orientali della Groenlandia. Circa 200 anni dopo arrivarono anche le popolazioni Inuit, giunte dall'America settentrionale, ma probabilmente originarie del continente asiatico. Questi ultimi seppero adattarsi meglio al rigido clima polare. E ancora oggi gli Inuit, erroneamente definiti eschimesi dagli europei, costituiscono una buona parte della popolazione locale, oltre il 90%, e continuano a tramandare le loro tradizioni di caccia e pesca di generazione in generazione. La Groenlandia è dal 1953 una contea della Danimarca, amministrata da un governatore e rappresentata in Parlamento da due deputati. Dal 1979 la Groenlandia gode di autonomia interna con assemblea legislativa e governo propri. Nel 2008, per referendum, è stata approvata una maggiore autonomia con la possibilità di gestire direttamente le risorse naturali. La pesca è l'attività lavorativa più importante della Groenlandia. Qui è permessa anche con deroghe internazionali la pesca alla balena e alla foca. Sono oltre 2 milioni di esemplari di foche nel territorio. Questa che vedete è un mercato tipico tradizionale del territorio. Questa è proprio la foca, che è la base del piatto tipico tradizionale del territorio. Carne di foca bollita con contorno di riso e cipolle. Clima, lontananza e condizioni nautiche difficili hanno per anni relegato la Groenlandia a meta turistica di nicchia, affidando a viaggi avventurosi e molto spesso costosi la possibilità di godere gli affascinanti scenari. Con i nuovi itinerari di MSC è possibile assaggiare questo territorio con l'usuale standard delle moderne crociere in tutta sicurezza e comfort. L'itinerario MSC porta nel villaggio di Ilulissat, incastonato nello scenario mozzafiato dell'omonimo fiordo. L'area e la sua imponente calotta di ghiaccio, ben visibile da terra e da mare, è stata riconosciuta parte del patrimonio mondiale dell'umanità dal 2004. Appena fuori il paese, alla foce del fiordo, si può vedere gli enormi iceberg che provengono dal ghiacciaio Jakob Svan, uno dei ghiacciai più produttivi dell'emisfero settentrionale, da cui provengono il 10% di tutti gli iceberg della Groenlandia. Durante una crociera MSC in Groenlandia ci si può mettere in cerca delle balene che affollano le sue acque, avvicinarsi alle pareti di ghiaccio che ricoprono le sue ripide e scure montagne, oppure osservare la maestosità degli iceberg, vere montagne di ghiaccio dalle forme originali, dai riflessi cangianti. La calotta artica si stacca dal ghiacciaio, percorre i 50 km del fiordo, scivola verso il mare e qui lo incontra. Siamo proprio fuori il Ilulissat e questo è il momento che si stacca. Se siete fortunati potete proprio sentire il crack, la rottura della calotta e lo scivolamento verso il mare. L'iceberg, ex blocco di ghiaccio, scivola verso il sud e può arrivare fino ai 45 gradi di latitudine. Ci impiega anche 2 o 3 anni prima di sciogliersi completamente. Assolutamente imperdibile poi l'incontro con la popolazione Inuit, capace di adattarsi e resistere in territorio tanto ostile e che associa tratti di dolcezza e di ingenuità ormai introvabili nella società civilizzata alla ferra legge della sopravvivenza. Thank you.
Con Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, parliamo dell'importanza dell'agenzia di viaggio nel mondo delle crociere. Ah, l'importanza dell'agenzia di viaggio è l'importanza di colui il quale dà la consulenza, ti fa sognare, ti fa vivere un'esperienza ancora prima di salire a bordo delle nostre navi, quindi ti fa capire cosa ci si può aspettare a bordo di queste navi. La quota di prenotazione dell'agenzia di viaggio nel mondo delle crociere? La percentuale è estremamente alta, perché chiunque di noi ha bisogno di informazioni, consulenze per poter vivere questo momento con la giusta enfasi. Nel mondo MSC il 90% delle prenotazioni avvengono tramite agenzie di viaggio. Per premiare le agenzie di viaggio, MSC Crociere ha fatto un premio, l'All Star of the Sea, tutte le stelle del mare, 14ª edizione. Sì, oggi ci troviamo a bordo di MSC Fantasia, una nave che quest'anno ha il primato di festeggiare i 10 anni in flotta. L'MSC è stato inaugurato nel 2008 grazie alla bellissima Sophia Loren e ha il doppio incarico: non solo si festeggiano i suoi 10 anni di vita, ma si festeggia la 14ª edizione di quello che per noi è il premio dell'anno. Andiamo a premiare le migliori agenzie di viaggio, quelle che per tutto l'anno hanno fatto sì che il prodotto MSC fosse presente negli scaffali delle proprie agenzie di viaggio, e sempre più persone possono chiedere a loro informazioni, servizi, consulenza. Insomma, siamo orgogliosi di avere a bordo della nostra nave i nostri migliori clienti. Novità 2019, il Nord Europa, che era un classico, ma soprattutto la Groenlandia. Sì, è la prima volta che inauguriamo questa rotta, siamo assolutamente contenti, le vendite sono partite già da un anno e stanno andando benissimo. È la prima volta che ci affacciamo in questi mari e stiamo avendo degli ottimi risultati in termini di richieste da parte dei nostri clienti e dei nostri soprattutto affezionati. Non è una crociera facile, è una crociera di persone che già hanno viaggiato con noi e stanno apprezzare le bellezze della nave, ma soprattutto paesaggistiche di questo fantastico mondo che la Groenlandia. C'è sempre più voglia di nuove destinazioni. Groenlandia per il 2019, la prossima sarà il Sud America, il Polo Sud, l'Antartico, l'Artico. Sì, poi parliamo di Groenlandia, ma ci stiamo quasi dimenticando che lo scorso anno abbiamo parlato del Giappone e poi ancora del New York, in autunno, del Quebec. Quindi ogni anno, con l'ingrandire della nostra flotta e con l'ingrandirsi quindi delle opportunità di viaggiare a bordo delle nostre navi, crescono i prodotti, crescono le destinazioni, crescono i porti, tanto all'estero, ma mi piace ricordare che anche in Italia siamo riusciti a entrare, quindi sviluppare traffico e opportunità anche in tanti porti che fino a poco tempo fa non erano certamente dei porti del mondo crociere. Giver, da oltre 70 anni in viaggio con voi. La prossima estate, Sicilia o Sardegna? Con GNV puoi portare la macchina, le valigie, la bici, i gonfiabili, la suocera e anche lui in cabina con te. Prova a farlo in aereo. Niente dolcettini, bibitine, snecchini. Qui tutto quello che mangi è sempre preparato a bordo. E con noi il viaggio è da subito gioco e vacanza. Prenota subito su gnv.it. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, lo spettacolo di Mondo Crociera ritorna nella seconda parte. Mi raccomando, navigate sempre con noi.